essendo io pronta a riconoscere un sacco di meriti tecnici a Edgar Wright come regista, come musicofilo, come cinefilo, mi sento di dirvi, se siete alla ricerca di un video che esalti e elogi la sua genialità e la fattura di Ultima Notte a Soho, questo non è il video che fa per voi, perché io personalmente, sotto molti aspetti, ne sono rimasta francamente, sinceramente delusa. E vi spiego perché subito dopo la sigla. Piuttosto interessante di questo film è che forse è il primo nella filmografia di Edgar Wright che ha portato alcuni a essere esplicitamente, verbalmente attivi nel dire: ma siamo veramente sicuri che non abbiamo sopravvalutato Edgar Wright come regista, incoronandolo anzitempo grande genio di quest'epoca? E devo dire che alcune posizioni di queste persone sono più che fondate e lo si capisce chiaramente guardando Ultima Notte a Soho. Di che cosa parla questo film? È la storia di Ellie, interpretata da Tomasin McKenzie, che è una giovane ragazza che adora la Swinging London degli anni 60, la musica, la moda, la cultura, insomma, è super appassionata e vive con la nonna in Cornovaglia, lontano dalla capitale inglese, dove però medita di recarsi per frequentare la scuola di moda perché vuole diventare una stilista, è il suo grande sogno. La nonna però non è proprio d'accordo con questa sua scelta e ne ha ben donde, perché la madre di Ellie è morta proprio andando a Londra. Proprio perché è rimasta, diciamo, schiacciata psicologicamente da un dono che scorre nel sangue e nelle vene della famiglia, ovvero la capacità di vedere degli spettri, delle presenze di persone che non ci sono più. Tant'è che la stessa Ellie vede sua madre. Ellie però non si fa scoraggiare, prende la sua valigia, anche quella in design anni 60, prende il treno e va nella capitale. Arriva nel dormitorio della scuola e c'è il classico momento bullismo, feste sfrenate, e lei non è tanto per la quale, mettiamola così, ma su questo ci torniamo. E quindi decide di prendersi una stanza tutta per sé a Soho e c'ha una botta di culo incredibile, trova una stanza molto grande, ben arredata, bella, proprio nel cuore di Soho, per un prezzo che a quanto pare lei può affrontare, e già qua entriamo nel territorio del soprannaturale, in pratica. Solo che la fregatura c'è perché Ellie comincia a vedere durante le notti trascorse in questa stanza una ragazza che ha soggiornato nella stanza anni prima, proprio negli anni 60, che lei adora, che si chiama Sandy. E Sandy è un po' il contrario di Ellie, tanto Ellie è creativa, ma un po' insicura, un po' introversa, tanto Sandy è estroversa, sensuale, meravigliosa, e come lei condivide il fatto di essere andata a Londra per realizzare il suo sogno, ovvero quello di diventare una cantante. Ellie comincia a essere fortemente influenzata da Sandy in queste visioni in cui un po' vive i ricordi di Sandy calandosi nei suoi panni, un po' è la figura che si riflette sugli specchi, sui vetri, che assiste impotente a quello che succede a Sandy. E dico impotente non a caso, perché pian piano, da sogno che non vede l'ora di sognare ogni notte, Ellie si rende conto che la vita di Sandy è stata molto drammatica e persino per lei sta diventando difficile uscire da queste realtà, queste visioni, questi sogni, ed è sempre più confusa su ciò che è reale e ciò che no, fino alle rivelazioni del film. Prima di demolirvi il film, bisogna rendere merito ai punti forti della pellicola, che sono indubbiamente tanti. Innanzitutto la regia. Mi aspettavo che Edgar Wright puntasse sui suoi classici montaggi, quei movimenti di camera, quei giochi di editing velocissimi tipici suoi, e invece no, qui tenta di fare qualcosa di un po' diverso, ma più che strizzando l'occhio e rifacendosi a un certo horror, anzi diciamo pure francamente scopiazzando badilate di Dario Argento, Polanski, l'horror classico 70-80, su cui io tra l'altro non sono poi così ferratissima, quindi se l'ho percepito io probabilmente c'è il 230% in più di citazionismo riguardante, però questa cosa la fa bene. E in effetti le riprese in cui Ellie e Sandy, cioè Tomasin McKenzie e Anya Taylor-Joy, continuamente si scambiano di posizione, che in pratica sono quasi coreografate, no, di fatto sono coreografate perché le attrici si devono muovere alla perfezione per riuscire a entrare una nel posto dell'altra, anche perché non c'è troppo green screen, è tutto fatto abbastanza appunto sudore, coreografia e coordinamento tra gli attori. Meravigliose. Meravigliosa è, come prevedibile, la colonna sonora. Sappiamo che lui è un musicofilo, qui però mi permetto una nota. Lui fa un'ottima selezione di musiche. Così come la fanno, mi vengono in mente James Gunn, Quentin Tarantino, Christopher
però è un'ottima selezione di musiche, cioè sono messe dentro bene, funzionano così, però a mio modo di vedere sono un merito fino a un certo punto. Nota, le canzoni cantate dalla Taylor Joy le canta veramente lei, l'ha detto in conferenza stampa e ci tenevo a puntualizzare questa cosa. Arrivando a Taylor Joy, lei, se il film non è una fetecchia ignobile, è in gran parte merito suo, perché la povera Tomasin McKenzie, per incapacità ma anche per un ruolo che è indifendibile, viene completamente messa in ombra da Anna Taylor-Joy, che invece risplende, si conferma una grande icona, scream queen, chiamatela come volete, del genere horror. Tra l'altro lei, questo ruolo della femme fatale, fatalona, pericolosa, super sexy, in realtà a mia memoria non l'ha ancora fatto e lo gestisce come una veterana, come una che l'ha sempre fatto. Invece lei, come tratti somatici, è bellissima, ma non è quella bellissima, palesemente gnocca hollywoodiana a cui danno questa parte. Cioè, lei finalmente è riuscita a entrarci e la gestisce benissimo. Tra l'altro è molto brava sia a essere seducente nella prima parte, sia a renderci empatici verso le sue sfighe nella seconda. Quindi lei è veramente perfetta. Cioè, lei ha sempre avuto quello sguardo, quegli occhi, quei tratti un po' affilati che bucano lo schermo. Qua al 500%. Perfetto, fantastico. Altra cosa che secondo me rischia di passare inosservata in un video, a meno di avere un impianto pazzesco, non si percepirà, e che forse è la cosa migliore del film, il lavoro di missaggio sonoro, che non è la colonna sonora, è quel lavoro che attraverso i rumori, la strumentistica, i riverberi dell'ambiente, tutta la parte sonora che si accoppia in maniera complementare a quella visiva e crea questa atmosfera straniante di scambio, via via sempre più di tensione. Sotto quel punto di vista io non me ne intendo granché, ma il lavoro mi è sembrato assolutamente incredibile ed encomiabile, una delle cose migliori del film. Passando agli aspetti negativi, che secondo me sono molteplici, che azzoppano completamente questo film e lo rendono, secondo me, nelle migliori delle ipotesi, veramente una pellicola stupidina, non so da dove cominciare. A mio modo di vedere, il problema principale di questo film è la sceneggiatura, che è veramente indifendibile. Ho due teorie, una normale e una complottista. Partiamo da quella normale. Edgar Wright non sa scrivere personaggi femminili e secondo me, arrivati a questo punto, è un fatto. Perché Tomasin McKenzie è chiaramente suo alter ego e tra l'altro non funziona assolutamente come ragazza del 2021, perché il modo di fare, di agire e la sua sensibilità sono chiaramente quelle di un maschio etero bianco inglese degli anni 80, e lo so perché anch'io più o meno sono nata in quegli anni, un po' dopo, ma cioè riflette veramente un mondo analogico, e non è solo perché usa i dischi, ma perché per esempio lei cade come una pera cotta su delle cose, cioè sei appassionata di moda e ti presenti come una scappata di casa vestita così, cioè non è alternativa, è proprio vestita male. Ma anche il modo di gestirsi le relazioni con le bullette, il fatto che bevano, così, è molto epoca pre-internet, cioè questa gente, i social media, l'attivismo performativo, non esiste niente, cioè è una cosa che è ambientata nel 2021 ma non suona per niente di 2021. E dici, vabbè, è una cosa un po' così. Lei non... cioè, io la vedevo e pensavo, questo è Edgar Wright. E poi lui in conferenza stampa ha detto di aver basato il film sulla sua adolescenza, il fatto che anche lui a casa aveva tanti vinili. Cioè, è traslato sul mondo della moda, ma è la passione di Edgar Wright. Tra l'altro è girato veramente a Soho, nei quartieri dove lui bazzicava da ragazzo, e questo si sente tanto. Però nella protagonista, a parte che non c'è nulla, non c'è un carattere, anzi io l'ho trovata attivamente fastidiosa più delle volte, si sente che proprio c'è la sensibilità sbagliata. E poi la trama è ridicola. Allora, se vuole essere una versione moderna di grandi classici del doppio, dello scambio di persona, della vittima che diventa carnefice, è una merda, mi dispiace dirlo, ma è così. Cioè, se vuole essere un nuovo Carrie, scaliamo un pietoso velo. Poi se citano tipo Polanski, Repulsione, così, ma non bestemmiamo, per favore. Perché questo film cioè non ha la parte radicale di questi film, è la parte iconica, è molto molto derivativo e alla fine non ha niente da dire, tenta una strada di un facile femminismo ma con un finale che è assolutamente incoerente e senza senso, e quando vi parlerò con gli spoiler vi dirò perché. Detto questo e chiusa tutta questa parentesi, la mia ipotesi complottista complottata è che, siccome è coscritta la sceneggiatura, cioè il soggetto di Edgar Wright l'ha scritta lui, e poi c'è una sceneggiatrice scozzese, mi pare, che ha dato una mano, ha sistemato così, che è la stessa tra l'altro del 1917.
I punti sono due: o lei è stata interpellata per mettere dentro le cose storiche e controllare la Swinging London che fosse credibile, e allora il problema è di Edgar Wright, e potrebbe tranquillamente essere, perché anche in Baby Driver c'erano tutti questi problemi, la damsel in distress che è lì come una statuina, il protagonista che è l'alter ego di Edgar Wright attivamente insopportabile a dei livelli irricevibili e tutta una serie di cose. Però quel film non mi è piaciuto per niente, ma proprio per l'antipatia che mi ispirava la storia, però l'ho trovato migliore di questo, molto migliore di questo. Oppure Universal, quando ha ricevuto il copione di Edgar Wright, l'ha letto, ha detto: ma questo è fuori come una campana, non puoi far fare queste cose a un personaggio femminile nel 2021, ti appioppiamo lì una tipa che te lo sistemi, ci butti dentro sto femminismo. Ma poi, soprattutto quando si va a parlare del tema del corpo femminile, della prostituzione, di questo e quest'altro, tira fuori delle frasi, delle cose che non hanno senso, cioè è proprio indeciso su cosa fa, non indeciso, tenta di fare di tutto col personaggio di Sandy, è buona, è cattiva, colicola, tra l'altro con un plot twist che, se hai presente vagamente il mondo degli horror, come funziona, e gli attori, gli attrici iconici, sai già tutto da la primissima scena quando appare Ultima Notte a Soho, insomma, per me è abbastanza una debacle. E quindi chi dice forse abbiamo sopravvalutato un po' Edgar Wright come regista? No. Come cinefilo e musicofilo? No. Però forse se si appoggia a qualcun altro per co-scrivere o scrivere meglio le storie e ci evita di scrivere certi personaggi femminili, io sarei più contenta. E soprattutto se qualcuno si aspettava da Edgar Wright che fosse il nuovo icona del cinema di genere, come è stato, diciamo, impattante la tipologia del cornetto, dell'horror, per il momento assolutamente no. Prima di chiudere faccio una parte spoiler, quindi fuggite. Mi do qualche secondo, spoiler. Ok, parliamo del finale. Non c'ho un cazzo di senso. Se lei vede le cose delle persone morte, perché vede Sandy? Se Sandy è viva, tra l'altro l'avevamo capito dal minuto uno, perché non puoi piazzare lì un'attrice di questo tipo e pensare che la gente pensi che questa sia solo una vecchia che affitta le stanze. Poi, cioè, allora, ok, mi hanno detto, ma non devi prendere tutta la lettera, va bene, non prendo tutta la lettera, ma che cazzo, in questa casa ci sono decine di cadaveri di uomini messe non si sa dove nelle fottute pareti, per terra. Cioè, allora Sandy non solo è una, perché a ben vedere la cosa che il film non dice è che Sandy è una psicolabile serial killer che ha accoppato decine di persone. E il punto del film è che pure ti dice, no, volevo finire, prima... la decomposizione, come cavolicchio l'ha fatto a mummificare, preservare tutti sti corpi, dove li ha bruciati, dove li ha sciolti, cioè letteralmente sto posto è pieno di cadaveri e nessuno si è mai accorto di niente. Sorvoliamo su questa cosa. Il vero problema di questo film, che è la parte che mi ha veramente fatto ammattire, è che si gioca su quella roba molto furba, per modo di dire, molto tendenziosa, falsa, che non dovresti fare, di dire al tuo pubblico: guarda, lei è morta, mentre in realtà è viva, perché Ellie ha le visioni un po' fake, perché lei in realtà ha pugnalato John, il personaggio di Matt Smith. E fino a quel punto il film ci sta, perché lei è stata sfruttata da lui, che è diventato suo pappone, violento, la picchia, la costringe a prostituirsi, e lei, aggredita da lui per legittima difesa, lo ammazza. Oh, ma ci sta tantissimo. Potrebbe essere quello il segreto del film. Ellie lo scopre e gli dice: sai che c'è Sandy, hai fatto benissimo, fine della storia. Invece no, tira fuori sta stronzata del fatto che lei ha ammazzato tutti i clienti, e il punto è che dice loro avevano la colpa di essere clienti delle prostitute. E tra l'altro il film, nel non prendere posizione su questa cosa, passa dalla parte del torto, perché non è mica il primo personaggio horror che parte così, cioè è la base di Carrie, lo sguardo di Satana. So, per fare spoiler anche su questo, lei ne ha subite di ogni, c'è la madre che è completamente fuori di testa, quando riesce a veramente a dominare i suoi poteri e gliene fanno una sporchissima, lei li coppa tutti, puoi dire ha fatto una strage, però cioè è quel personaggio che passa dalla parte del male con tutte le giustificazioni del caso, cioè, ma c'è chiaramente il passaggio tra vittime e carnefici. Invece qua il film sembra quasi giustificarla, perché dice: eh no, la prostituzione è cattiva. Beh, sti cazzi. E questo era quanto avevo da dirvi su Ultima Notte a Soho. Dai Edgar, la prossima volta farai meglio. Ci ritroviamo presto per parlare di altri horror, e si spera meno personaggi femminili che suscitino orrore nella sottoscritta. A presto e buona visione.